Un aspetto che viene costantemente sottolineato dalle teorie New Age e dai vari guru del benessere è di quanto potente sia l'influsso della mente sul corpo. Anche a livello di medicina ufficiale si parla di psicosomatica, si parla di psiconeuroimmunologia. Ma ci fermiamo mai a pensare di quanto sia invece potente l'influsso del corpo sulla mente? Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o, come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome per ottenere dei risultati la forma fisica è estremamente importante, di questo oggi parliamo. Dicevo, si fa da sempre un gran parlare del potere della mente sul corpo, delle tecniche di visualizzazione, del modo in cui i nostri pensieri agiscono sugli ormoni, agiscono sugli aspetti immunologici, eccetera. E questo è assolutamente vero, anzi forse non viene compreso in tutta la sua vastità quanto un pensiero, quanto un'emozione sbagliata si rifletta poi sulla chimica dell'organismo. Di fatto, siccome le emozioni sono un qualcosa di chimico, cambiare questa chimica ha effetti su tutto il resto del corpo e del funzionamento. E fin qui non c'è niente di nuovo. Quello che però ci si dimentica di sottolineare è quanto potente sia l'influenza del corpo sulla mente, perché uno può essere un monaco orientale, un praticante dello Zen, ma se gli do da bere un litro di grappa, presumibilmente il controllo sul suo corpo non lo avrà più. Nel momento in cui il mio corpo è avvelenato da alcol, fumo, droghe varie, più o meno legali, perché non è che poi il caffè sia meno pericoloso di altre droghe vietate. Il punto è, abbiamo sempre una chimica esterna che in qualche modo agisce sul corpo e sulle nostre emozioni. Di fatto cerchiamo di modificare le nostre emozioni usando la chimica, perché quando ci abbuffiamo di cibo, questo facciamo a tutti i livelli. Di fatto ci si dimentica che la droga principale è proprio il cibo. Non è questo lo spazio per parlarne, ma è chiaro che quando le persone non fanno altro che mangiare, a dispetto del danno evidente che hanno sopra il proprio fisico, è chiaro che non si tratta più di voglia, di desiderio, di fame, ma si tratta di una vera e propria dipendenza, che detto per inciso andrebbe trattata psichiatricamente in molti casi. Quindi uno degli aspetti che fa la mia teoria sul coaching diversa o perlomeno ampliata rispetto a quella tradizionale, infatti si chiama hyper coaching, è proprio il fatto di tenere presente che l'essere umano non è solo psiche, come ci sembrano raccontarci i vari guru della mente, ma benché la mente sia estremamente importante, c'è un aspetto fisico, un aspetto sociale e un aspetto finanziario. E questi aspetti interagiscono in maniera sinergica. Ne parlerò più diffusamente in altre puntate. Per adesso teniamo conto che io rimango dell'idea che la maggior parte delle persone che affollano gli studi di psicoterapia avrebbero un beneficio molto maggiore se andassero semplicemente a correre 20 minuti al giorno nel parco o semplicemente mantenessero un minimo di attività fisica. Perché il tipo di veleni con cui riusciamo a distruggere il nostro sistema immunitario, il nostro sistema digestivo, veleni introdotti dall'esterno e autoprodotti a causa di emozioni sbagliate, sono incredibili e vanno smaltiti.
ci sarebbe da fare un milione di considerazioni a questo proposito, ne faccio solo una, anche se stiamo già, vedo, sforando col tempo che mi ero dato. Quando si è sul campo di battaglia, sul campo sportivo, si produce tantissima adrenalina e altri ormoni che ci permettono di essere al massimo dell'efficienza, ovvero sono su un campo di calcio, sto semplicemente facendo un incontro di box, il corpo produce una serie di elementi chimici per aiutarmi a ottenere il massimo dei risultati. Questi prodotti chimici in qualche maniera sono, non dico velenosi, ma vanno smaltiti e infatti sono nati per essere smaltiti sullo stesso campo, cioè producendo quel tipo di emozioni mentre sto agendo fisicamente le smaltisce. Ecco, quando vedo la nostra gioventù stesa sul letto con la PlayStation o con qualunque altra diavoleria a combattere, fra virgolette, stando seduti sul letto, sia che si tratti di un finto incontro di box, di un finto incontro di calcio, di una finta battaglia, non ci rendiamo conto che produce gli stessi ormoni, gli stessi elementi chimici e le stesse emozioni, come se fosse realmente nell'azione, perché il cervello non distingue la differenza tra una cosa immaginata e una che accade realmente. Ecco, ma siccome non si muove fisicamente, non li smaltisce, rimangono all'interno e provocano un danno di cui non riusciamo ancora a valutare esattamente la portata. Quindi, tornando a noi, va benissimo procurarsi pensieri positivi per agire in maniera positiva sul nostro corpo, ma attenzione, molti dei pensieri negativi che abbiamo, molte delle emozioni spiacevoli, sono dovute al fatto che continuiamo ad avvelenare il nostro corpo in maniera diversa. Pensiamoci, non diamo alimentazione sbagliata al nostro cane, al nostro gatto, perché sappiamo che gli fa male. Non dare zucchero al cane perché fa male. E allora nessuno di noi darebbe grappa o farebbe fumare il proprio cagnolino. E allora perché lo facciamo noi? Perché distruggiamo il nostro corpo in questo modo? Buon proseguimento di serata.